Ecco lo stile da mai ragazzi, eccoci tutti quanti, carico pimpante, azienda nel canale, un altro bevito insieme. Ecco le buone stivelle del mattino con tante notizie che riguardano soprattutto Kostic, che ha ricevuto il premio come miglior giocatore di novembre battendo addirittura Osimhen, e poi tante news ghiotte su McKennie, probabile addio per far spazio ai ragazzi Fagioli Miretti, e poi qualcosa in più su Savic, qualche pettegolezzo in più che ci potrebbe portare verso la soluzione dell'affare. Parto con i saluti come sempre, ringraziamenti a tutti gli iscritti prima. Benvenuti nel canale, lo Stivalo Magno, che vi accoglie con un grande abbraccio. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande entusiasmo. Allora, come vi stavo dicendo, Kostić ha meritatamente vinto il premio di novembre del miglior giocatore, e tra l'altro, quando lui è stato preso dall'Eintracht Frankfurt nel 2014, era uno dei giocatori più creativi della Bundesliga, inferiore soltanto a Thomas Müller a livello di assist. La sua abilità del cross era un fondamentale sempre meno usato, ma lo rendeva perfetto per innescare le punte della Juve, per quello che la Juventus ha pensato a lui. E vi dico la verità, io quando noi lo prendemmo ero già contento che arrivasse, a scapito di molti che dicevano: ma Kostić chi è? Non l'ho mai sentito nominare, ha fatto la differenza soltanto in un Eintracht dei poveracci che ha vinto l'Europa League. E invece è un giocatore di tutto rilievo e di tutto rispetto, di 30 anni, che farà il protagonista anche al mondiale con la Serbia, e poi con noi ha fatto la differenza in tutto novembre, veramente quasi da giocatore immarcabile sia contro l'Inter che con la Lazio. Ecco, Kostić si era esaltato molto nel 3-5-2 e nel 3-4-2-1 dell'Eintracht, tant'è che all'inizio stentò molto con noi, perché Allegri non aveva ancora varato il modulo diciamo affine a lui, era un 4-3-3 e lui faceva un po' fatica. Poi invece successivamente è arrivato questo passaggio a 3-5-2, che è stata la svolta appunto per lui, e infatti è stato veramente un punto di riferimento nella fascia sinistra, perché è in grado di far risalire l'azione portando il pallone dalla zona difensiva alla sopra la linea di centrocampo. E poi uno che fa tantissimi cross anche dalla tre quarti, non solo dal fondo, quindi è molto pericoloso. Ecco, queste prestazioni gli hanno consentito di stare davanti anche a Osimhen e di Baschirotto, che ha fatto un gol importante con Lecce, e poi anche davanti a Edin Dzeko, che è stato autore di un grande gol, il più bello forse contro il Bologna. Ecco, altre cose importanti da segnalare è che è il giocatore serbo della Juventus che ha fatto più assist, 5 risolutivi con 105 cross e 27 occasioni create, perché ha anche fatto dei tiri, spesse volte respinti, per esempio come quello di Onana sul palo, l'altro tiro respinto dal portiere della Lazio, e poi c'è stato il tap-in di Ken. Quindi è un giocatore veramente sempre pericoloso. Tra l'altro, è stato uno di quelli che ha fatto più partecipazioni a un tiro e un'azione offensiva, 46 azioni. Ecco, la sua migliore partita è arrivata con l'Inter, quando è stata questa esaltante vittoria di 2-0, e il serbo appunto ha fatto due assist che hanno deciso la sfida, perché ha fatto appunto l'assist per il primo gol e poi anche l'assist per il secondo gol di Fagioli. È stato veramente decisivo in tutti e due i casi. E quindi è un giocatore molto difficile da fermare, perché è molto imprevedibile in Serie A, ed è stato veramente straripante anche contro la Lazio, anche quando ha giocato 63 minuti appunto contro i Romani, è dovuto uscire per questo rischio di problema al flessore che gli poteva impedire di andare al mondiale. Ha fatto la differenza, era quasi immarcabile. Quindi questa è una notizia molto importante per noi, perché abbiamo un valore aggiunto, un giocatore che ha costanza e che ci può permettere appunto di avere più soluzioni in attacco, invece che cercare magari le vie centrali che non ci vengono quasi mai o la via di Cuadrado a destra. Dai la palla a Kostić e lui si inventa qualcosa. Ovviamente non deve essere soltanto lui. Adesso bisogna cercare anche di coinvolgere i centrocampisti, che in questo momento qua sono un pochino meno impegnati rispetto agli altri giocatori, rispetto per esempio alle punte, o appunto Kostić o Cuadrado, quando si disinnesca in avanti, prova i dribbling e le conclusioni. Ecco, un'altra notizia importante da dare è quella che riguarda McKennie, perché la dirigenza, e io spero veramente incrocio le dita che sia vero, sta cercando in tutti i modi di liberare spazio vitale per Fagioli e Miretti di esprimersi al meglio. Quindi non è detto che anche a gennaio barra giugno il giocatore statunitense, nonostante appunto la convocazione in USA, farà il mondiale, verrà ceduto. C'è questa possibilità qua, anche perché il giocatore ha un valore di cartellino ancora buono, si può vendere anche attorno ai 30 milioni. Ovviamente la Juve proverà a scendere se vede che non riesce a venderlo, e ripeto, facendo cassa potrebbe comunque coprire alcune falle, magari anche il mancato approdo agli ottavi, perché 35 milioni sono più o meno la cifra che non abbiamo preso andando agli ottavi di finale. E ripeto, questa linea verde mi piace, cioè mettere davanti
Fagioli, Miretti, a McKennie e magari altri, Paredes che probabilmente non verrà riscattato, è un'ottima soluzione. Quindi approvo assolutamente questa decisione presa dalla dirigenza. Spero veramente che si tramuti in realtà e che non ci troviamo in una situazione opposta in cui i giovani vengono appunto venduti per fare plusvalenza. L'ultima notizia che volevo dare nel video, facendolo più breve e conciso possibile, è quella che riguarda Savic. Allora, Lotito in questo momento qua in cui parlo non si sta schiodando da una valutazione intorno agli 80 e 100 milioni. Però il giocatore può arrivare in tre occasioni, in tre possibilità. Allora, la prima, se Pogba, ritornando al 4 gennaio, dimostra che fa ancora fatica a inserirsi, non è più il Pogba di tempi d'oro, o comunque il Pogba che si aspettava che potesse prendere in mano il centrocampo e le chiavi del centrocampo. E la seconda motivazione, il mancato rinnovo di Rabiot. Perché se Rabiot non rinnova, abbiamo un giocatore appunto, uno spazio da occupare, e tra l'altro un giocatore che prende 7 milioni e mezzo, quindi liberando lui tu hai l'ingaggio per Savic e soprattutto hai 15 milioni in più da poter versare nelle casse della Lazio e accorciare appunto il gap tra la domanda di Lotito e la nostra offerta. E poi ripeto, l'altra cosa importante è che giochiamo la Champions, perché se non andiamo in Champions ovviamente l'acquisto di Savic diventa molto rischioso a livello economico. Abbiamo visto gli acquisti precedenti come Higuain e Ronaldo come a lungo termine abbiano inciso molto sulle casse, molto più quello di Ronaldo che quello di Higuain, perché Higuain comunque ricordiamoci è stato un fenomenale, ci ha portato anche nella finale di Cardiff a suon di gol e quindi non è paragonabile, ma Ronaldo ci ha fatto patire tanto perché poter pagare un giocatore 30 milioni non è da tutti e ripeto il lordo che dovevamo dare a lui era circa di 85-88 milioni all'anno, quindi era una follia. E noi non siamo riusciti ad andare oltre i quarti di finale il primo anno di Ronaldo e gli ottavi gli anni dopo con Sarri e Pirlo. Quindi insomma bisogna stare molto attenti a fare questi tipi di investimenti, considerando anche che se non diamo via Paredes siamo sempre nello stesso problema, perché abbiamo Rovella che può rientrare e fare bene, abbiamo Fagioli e Miretti che scalpitano e secondo me meritano di giocare titolari, Ranocchia che secondo me tra un po' potrà essere pronto perché sta facendo molto bene a Monza e lo vedrei molto bene come metronomo. E poi abbiamo Ealing Junior che deve avere spazio comunque nella metà campo, nel centrocampo a 5, a 4, anche in avanti in attacco. E poi vedremo quali altri giocatori appunto potremmo lanciare dal nostro vivaio. Ripeto, molti di voi hanno fatto dei commenti interessantissimi e super intelligenti. Alcuni di voi li citerò poi anche più avanti perché mi hanno veramente ispirato. Perché appunto dicono che ci vuole il mix senior giovani, ma i giovani devono essere il punto fermo, il capisaldo della nostra dirigenza e ovviamente devono essere fatti degli acquisti, però mirati, non puoi prendere giocatori a casaccio tanto per riempire un reparto o per farti bello perché hai fatto il bel colpo, non vale più, non funziona più questo, devi fare acquisti funzionali. In questo momento la nostra priorità è soprattutto la difesa, dobbiamo avere il terzino sinistro, il terzino destro, il centrale, perché se Rugani va via siamo scoperti, se Bonucci non è al meglio siamo scoperti, e Gatti può fare appunto anche la difesa 3, però bisogna avere dei rincalzi in più oppure dei possibili titolari in più, e la stessa cosa vale al massimo per il centrocampo in cui forse abbiamo bisogno di un'altra mezzala forte ma non di più. E in questo momento qua il problema qual è? Sempre della sovrabbondanza lì al centrocampo, meglio averne pochi ma buoni che averne 100.000 e poi dopo due li devi andare via come ha fatto Arthur e Zaccaria. E gli altri vogliono rescindere il contratto, non vengono riscattati e vanno via, un altro si infortunia, insomma avete visto cosa è capitato alla Juventus quando avevamo abbondanza nel reparto, poi Allegri è uno che fa presto a scattare i giocatori e a scegliersi i suoi cocchini e quindi anche lì ti trovi comunque degli ingaggi da pagare, ti vanno nel tuo bilancio, nel tuo costo e i suoi giocatori non giocano, quindi è importantissimo fare una rosa equilibrata e bilanciata. Ditemi cosa ne pensate ragazzi del video, mi raccomando, un bel pollicione alto alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e Danila, ciao a tutti!